però io lo so cosa vuoi dire tu, però il primo tempo, da quando è cominciato il campionato quest'anno, il Milan non ha mai calciato in porta come con lo Spezia, che poi magari erano situazioni individuali, Leao ti saltava l'uomo, cioè non c'era un Milan che andava di manovra come abbiamo visto, Hernandez è salito poco. È il primo tempo, però il Milan sta di fatto che doveva chiudere la partita, poteva chiudere la partita, ha giocato bene, secondo me. Lo Spezia non è quasi mai andato, ha fatto una parata Magnen. Magnen, però il Milan si deve mangiare le mani, soprattutto per il primo tempo. Poi lo Spezia ha fatto gol, Leao, fantastico, un gol fantastico. Lo Spezia ha preso coraggio, ti fa il gol, vai nel panico e poi succede quello che è successo. Guarda, che io non voglio esagerare. Allora, mi è dispiaciuto veramente vedere sia l'arbitro in quelle condizioni che piangeva quasi, sapeva dell'errore fatto. Però è un errore clamoroso che io non ho mai visto nella storia del calcio che può costare campionati. Cioè, è grave quello che è successo involontariamente. Però Rugani io 2-0, Rugani 2-0, sta giocando bene la Juve. Però vai. Boh. No, Io non no, l'ho finisci vista. Nick, finisci un attimo, Vabbè. volevi Però io finirlo? non mi sento di dire niente al Milan della partita che ha fatto. Poi vai addirittura a perdere. Però il Milan si deve mangiare le mani per le occasioni avute clamorose. Ha creato, magari poi nel secondo tempo, quando ha messo Giroud, Ibrahimovic, Rebic, era un po' in maniera confusionale, però attaccava uguale. Che vuoi che devi, che deve fare di più il Milan? Non so perché ti vedevo un po' critico sul mio. No, vai Bobo, poi io. Però io volevo solo dire che secondo me l'arbitro ha fatto un errore e purtroppo dispiace, ma c'è poco da fare, ci sta di sbagliare, no? Il problema è che dopo prende subito gol, quindi capito, è proprio il peggio del peggio. Però dico che il Milan lotterà fino alla fine perché il Milan è una squadra viva, fino all'ultimo secondo ti va ad attaccare, capito? Per cui non è una squadra morta, da dire non ce la fa più, è viva. Per questo io dico che lotterà fino alla fine. Bobo, allora io dall'inizio della stagione dico che anzi da 2 anni dico il Milan è una squadra, eccetera, eccetera. Però l'ho vista solo io e voglio chiedere un parere anche a voi. Che da quando il 6 gennaio è ricominciato a giocare le partite, il Milan sta giocando molto più individualmente che da squadra. Va avanti, che ne so, a sprazzi con Leao, Ibra che fa la giocata. O che ne so, Saelemaekers, faccio dei nomi. La sto vedendo meno squadra e fisicamente un pochettino, visto che giocano sempre i soliti, che poi sta avendo anche difficoltà, che i due centrali si sono fatti male, anche Romagnoli sta male. Lì dietro qualcosa devono fare, però sto vedendo molto più difficoltà come squadra che a livello di singoli, perché singolarmente secondo me il Milan, che ne so, Leao sta facendo di partita in partita una continuità impressionante, Tonali sta crescendo in una maniera incredibile, Ibra sta facendo bene perché fa sempre bene, Giroud quando lo metti dentro fa bene, sta facendo un po' fatica, che ne so, Ibrahim Diaz che la prima parte della stagione ha fatto bene, poi difficoltà, Saelemaekers un po' di difficoltà, i due centrali che mancano, manca il boss in mezzo al campo che sì, sto vedendo più un Milan individuale che da squadra, come ho sempre detto, che in questi 2 anni il Milan era la squadra più squadra di tutte le altre. È l'impressione mia, vi facevo una domanda a voi. Nell'analisi che ho fatto, comunque io l'ho detto a sta roba, nel senso che va bene anche così, Sì. era più individuale del solito. Però ragazzi, io allora diciamo così, io sono d'accordo, però non dall'inizio non proprio dall'inizio diciamo del 2022, nel senso che per me Milan-Roma ha giocato bene il Milan come collettivo, non ha giocato male, cioè tu non hai infatti detto che ha giocato male, cioè No, non l'ho non è, detto. sì, Più non è, no, individualmente lei esatto, dica. non è andata solo individualmente, forse lì la Roma ha fatto una partita modesta Esatto. e il Milan è bastato meno. Esatto. Io sono d'accordo che, perché ragazzi, Tomori non ha più giocato. E come hai detto te, che sì, Bennacer e Tonali, ieri non c'era neanche Tonali, però c'era l'altra partita, va bene. Comunque che sì, Bennacer Ibra è Kier non ce rientrato, l'ha. Kjaer non ce l'hai già da un po'. Rebic non l'hai mai avuto. Allora, però devo dire che
Milan è sempre quella squadra che a Venezia è il Venezia, ovviamente, però aveva fatto una bella partita, secondo me. Invece, non è che il Milan abbia fatto così bene ieri. Cioè, il Milan non ha fatto, secondo me, così tanto bene. Anche Nel secondo me. senso, anzi, ha concesso forse un po' troppo. Non è stato così fluido. Ibra ha fatto poco, secondo me. Cioè, ha fatto non quello che mi aspettavo. Magari io mi aspetto sempre tanto da Ibra. Poteva fare un po' di più. E quindi è stato molto dipendente da Leao. Ecco perché poi la partita può anche finire 3-0. Apri subito, finisce 3-0, non cambia niente. Però secondo me ha fatto un po' meno bene del Milan, che riconosco io che è una stima infinita come tutti voi. Esatto, bravo Cioè, Dani. abbiamo una stima infinita noi. Ce l'ha dimostrato, ce l'hanno tutti. Cioè, chi non ce l'ha è un po' un bugiardo, nel senso che quello che ci ha fatto vedere il Milan è sempre di rinnovare questo gioco, questo ritmo, queste idee. Quindi viaggia un po' meno bene, secondo me. Meno fluido, ogni tanto si stacca. Esatto. Pioli stesso. Col Genoa in Coppa Italia ha detto: non abbiamo fatto una buona partita. Addirittura ha Bravo. detto anche colpa mia, ha detto, no? In settimana. E secondo me quella non è stata proprio così diversa. È stata una partita Simile. sì, che potevi Ha avuto qualche anche occasione in più il che ti primo cambia tempo. dopo la partita. Però siamo no, no, più tu porti una squadra alta, più pretendi da quella squadra. Ma viene dalla stima, raga, e viene da quello che ci ha fatto vedere. Però al netto della comprensione. Al netto della comprensione per l'uomo, oltre che per il professionista, quella partita è vinta, eh? Sì. Quello che è successo ha cambiato l'esito, eh? Quella partita è finita 2-1 per il Milan, Chiaro. Però Poi lì, in questo è caso qua, capitato, sto esatto. ragazzo qua, Non c'è da dirgli, guarda, mi dispiace, anche io. dispiace anche a me, ti Bisogna dico fare la un sincera professionista, verità. cioè. Però la partita era già Era accaduto, eh? iniziata già, era Questa cosa già andata al Milan, chiaro. è caduta un'altra volta con Rocchi arbitro, che adesso è il disegnatore. Il gol è stato fatto da Thiago Motta, è stato convalidato. Fischio appena prima, 2009, fischio appena prima della conclusione, è arrivato il fischio, pum, gol è stato dato a suo tempo. Però lì è stato ancora un po' in anticipo. Cioè, Quello è 2-1 per il Milan, ragazzi, ti dico la eh? verità, Lele. Il Milan era 51 oggi. Sì. Lui ha Sì. Io chiesto, secondo me, cacchio, che faccio? ti dico la sincera Allora verità, vabbè. Nick. Su questo punto di vista, io non, quando ho giocato, non ho mai parlato né contro, non ho mai parlato con Certo. arbitri. Anche in questo caso qua, mi piacerebbe, ha sbagliato qualche turno, può anche essere giusto fermarlo. Però, siccome già leggo inadeguato, non può fare, deve andare fuori, non arbitrerà più. Ha sbagliato come abbiamo sbagliato noi a giocare a Certo. calcio tante volte. Diamogli un altro, ma non un'altra, tante altre possibilità perché è un ragazzo giovane e può sbagliare. Mi dispiace. Sì. Lei ha chiesto scusa al mio, cioè è successa una roba E assurda. che cosa fai, Nick? Sì. Più di dire scusa, ho sbagliato. Poi. È andato, è vero che come dici te, alla lunga rischi che quei 3 punti, che sono 3 punti clamorosi e molto importanti, calcola che oggi il Milan era prima e l'Inter c'ha più pressione, oggi l'Inter è È prima con una vero, partita in meno. è vero, Sono delle è vero, è vero. situazioni. È questo qua dovere di cronaca e di analisi. Assolutamente, Quella sì. partita, pur non essendo fatta chissà che bene, era vinta dal Milan. Questo va detto, e tante volte nell'analisi, per fortuna, poi noi prima di dire questo abbiamo ognuno dato la propria opinione Chiaro. sul calcio, però va detta che questi sono 3 punti in più che li avevo ottenuti. Capito? Molte volte passano poi, Assolutamente. esatto, basta, tutto qui, è accaduto. Abbiamo fatto l'analisi della È accaduto partita. assolutamente la partita. Perché lo Spezia, se vogliamo ritornare lì, ha avuto occasioni, ragà, eh. Lo Spezia ha Secondo avuto tempo, prima timido. No, Primo tempo no, timido. quella di Rezza la Sì. deve parare Maignan, Sì, Nick. sì, sì. Va parata quella lì, la palla, né? No, Scusa. secondo di più, cioè è andata più con. Anche lì, Lele, che l'hanno messo in discussione, Thiago Motta, eccetera, eccetera. Lele, domanda. Anzo, in realtà era già fuori. Thiago Sì. Motta, ragazzi, Se fuori. accetta Giampaolo, sì. Però domanda, Lele, quanti punti ha lo Spezia? 22, giusto? Sì. Perfetto. 22. Oggi cosa ti saresti aspettato dallo Spezia? 40 punti? Per me oggi lo Spezia se la giocava per gli 11 punti della Salernitana. Fai Non andiamo troppo giù. 15. 15-16, Lele, c'ha Sì. 6 punti in più. Penultima, ultima o Perfetto. terzo, nella zona retrocessione, nelle tre. Oggi è molto, ma molto, molto, Invece molto lo fuori. Spezia oggi ha 6 punti in più, Sulla retrocessione. vuol dire che sarebbe salvo a 2 giornate dalla fine.